Thank you.
Che brutta luce, non si vede niente. Voi due, i miei ricognitori hanno rilevato un segnale Cabal proveniente da una nave che non appartiene alla Legione Rossa. Sembrano ordini di un nuovo nemico che usa la Legione Rossa come fattorini su Nessus. L'ultimo cambio di dirigenza dei Cabal ci è costato la casa. Scopriamo cosa hanno in mente. Porta le armi. Beh, ne abbiamo sempre tre. Una confluenza collegata direttamente a Marte. A quanto pare i Vex se la passano male contro la Legione Rossa. Portale del giardino perduto. Baia perduta, bastione caduto. Thank you.
raccogli i dati dalle console. Sta estrapolando gli schemi di Nessus dalle confluenze. Dati atmosferici, geologici e tettonici. Vogliono prendersi tutto e non ne capisco il motivo. Che cazzo? Ok, forse ho la spiegazione. Vediamo. La legione sta aiutando il loro leader senza nome a identificare depositi ricchi di minerali su Nessus per consumarli. Impossibile.
Ok, leggerò questa cosa e tu fingerai che ho capito. I Cabal vogliono ridurre Nessus in polvere gloriosa e regale. Altri dati ambientali. Un po' di piani logistici per preparare la loro nave a divorare il pianeta. Questo nuovo leader Cabal deve avere qualche rotella fuori costo. Ma la loro nave non è grande abbastanza. Oh sì. Invio in corso. Cade, rilevo una trasmissione lungo tutto il pianeta. La settima compagnia della Legione Rossa ha fallito nell'ottenere i dati Vex. Il loro invito a unirsi al regime lealista è dunque abrogato. C'è dell'altro. Il resto di voi ha ancora la possibilità di mettersi alla prova. Vi offro una vita di opulenza. Opulenza? Oh, beh, non direi di no a un po' di opulenza. Comunque devo fare il giro, va bene.
storia si fa più strana. Hanno analizzato il suolo del planetoide e le ripercussioni dell'introduzione di qualcosa chiamato nettare reale. Un altro rompicapo. Cazzo c'è? La nave. Bel lavoro. Confluenze collegate. Tienili a bada mentre io leggo questa ricetta per convertire il suolo di Nessus in vino reale purificato. Ma cosa combinano i Cabal? Dov'è? Mi sono perso. Ho preso ciò che potevo e chiuso le confluenze. La Legione Rossa non otterrà nessuno dei dati richiesti dal loro nuovo leader. Si arrabbieranno tanto, tanto! Che bello! Mi sta bene. Siamo il tutto all'avanguardia prima che inizi la deframmentazione. La Legione voleva ogni singolo dato che i Vex hanno su Nessus.
Vi chiedo solo di tornare nel mio amorevole abbraccio. L'imperatore Kalus ha parlato. Wow, aspetta un attimo. Un imperatore Kabal. Ok, penseremo dopo all'opulenza. Ikora ora. Ikora? Oh, bel lavoro, ragazzi. Ci ha messo un attimo a dileguarsi. Mi chiedo di cosa si tratti. Dai, non era preciso. Ah no, ma esplode, non lo ricarica più. No, rimettiamo l'altro. No, niente. Dov'è l'evento, cavoli? Perché non me lo dà? Vabbè. Ops. Vediamo. No.
Non so se mi piace sto fucile. Capitano, amico Spettro, ultimamente mi sono chiesta cosa sia successo a due membri dell'equipaggio di Esodo Nero. Se la sono svignata molto tempo fa, mai rivisti. Certo, Failsafe. Da dove cominciamo? I Vex in zona hanno i dati necessari a cominciare la ricerca. Mi date dei Vex per piacere. Hanno visto due umani passare attraverso questa regione. All'epoca gli avvistamenti di umani erano rari. Ho individuato una confluenza con altre informazioni. Failsafe, non ti aspetti che i tuoi compagni siano ancora vivi, vero? No, sono mortissimi.
ma voglio sapere cosa è successo. L'equipaggio disperso, che persone erano? Uno era scienziato e filosofo, l'altro era un ingegnere. Se sono là fuori, li troveremo. Ma riesco a tenerla? Vediamo. No. Quindi da vicino magari fuoco non mirato. Sì, da vicino fuoco non mirato. Vi stanno mettendo alla prova? Hanno creato un'indicazione olografica per nostra comodità. Probabilmente i miei compagni hanno dovuto partecipare a un esperimento simile. Cazzo, ho già finito i colpi. Perché non me li rilasciava. Thank you.
richiede il raggiungimento di 3 moduli di dati. No! Prova pensata per gli umani. I contenuti sono stati calibrati per mettere alla prova i guardiani. Anche se non usano un termine specifico. No, che palle. E come ci chiamano? Coloro che detengono ciò che non possiamo simulare. Ah, semplice. È la cosa più noiosa di questo gioco, il... Le fasi platform sono la cosa più noiosa e brutta di questo gioco. Vabbè, se poi fanno i trucchetti. Mai i tuoi compagni scomparsi si sono separati? Erano in disaccordo con il capitano Jacobson e sono andati via. Il mio software di risoluzione conflittuale non ha potuto risolvere la situazione. Porco Dio! Ho dato le più provviste che potevo, oltre il limite consentito. Sapevo che sarebbero stati più vulnerabili nelle terre selvagge, ma non ho potuto salvarli. Là c'è una cosa. Ah, sono proprio impedito. Poi provo a cambiare sta. No, l'ho preso prima. No, non è vero. Se sto interpretando bene i segnali, ci sono altri giardini come il giardino nero. Non ho capito se fossero in costruzione o già distrutti. Che significa? No, T-Rex. T-Rex è una cosa sul marcatore grafico contrassegno, cominciare la parte successiva della prova.
Ho capito. Prendiamo questo. Nessuna traccia dell'equipaggio, Failsafe. Cerchiamo ancora. Capitano, amico Spettro, apprezzo i vostri sforzi. Ma non mi mollano le munizioni standard. Come cazzo sto mirando? Rilevo una debole richiesta di soccorso. È antica. Scusa. Oh. Failsafe. I corpi sono oltre il raggio dei miei sensori, ma posso rilevarli dalle vostre scansioni? Sì, amico Spettro. Il ricordo della loro sorte vivrà per sempre in me. E così, in qualche modo, non saranno mai morti.
Ok. Le abbiamo fatte quasi tutte qua. Tutte. Io, l'intero posto sprezza del potere lasciato dall'opera incompiuta del viaggiatore. Ora capisco perché i guardiani considerano questo luogo sacro. Ora che Cade è tornato, dobbiamo trovare Ikora e riunire di nuovo l'avanguardia. E abbattere l'Onnipotente. Di tutti i luoghi in cui sono stata, dalla mia rinascita, questo è dove faccio ritorno. L'ultimo luogo toccato dal viaggiatore. Sono venuta qui per trovare risposte, ma non ne ho alcuna. Ikora, Zavala sta formando una resistenza e crede che... Quanto può valere una resistenza se sei l'unica luce che può sopravvivere? Credo che questo Gaul sappia che il viaggiatore ha benedetto questo luogo. Ritengo che abbia inviato la sua legione per trovare qualcosa che loro non capiranno mai. E credo anche che dissacreranno tutto ciò che noi abbiamo protetto. Salva questo luogo e fa che i nostri sacrifici non siano stati vani. Le navi della Legione Rossa vanno e vengono da quando sono arrivata. Dobbiamo scoprire i loro piani, infiltrati nella base. Guarda il cielo. Che cos'è, Ikora? Energia. L'energia del viaggiatore. Cosa stanno facendo? È tutta colpa mia. Avrei dovuto fermarli. Ikora, non potevi. Non senza la tua luce. La luce non è tutto. Io valgo molto di più. Avrei potuto provarci. Avrei dovuto. Ma
dopo tutti questi anni di morti e rinascite. Il viaggiatore mi ha lasciato una sola vita. E ho paura di perderla. Potrebbe succedere. Gaul ha un'arma che può far esplodere il sole. Che cosa? Perché vorrebbe distruggere ciò per cui ha lottato duramente? Entra nella base e trova le risposte. Sembra che la legione se ne stia andando, Ikora. Scopri cosa stanno trasportando. Abbiamo bisogno di più dettagli possibili. I tubi sono pieni di energia.
Andati tutti. Perlustra bene. I Cabal non investirebbero risorse in una base solo per abbandonarla. Ci stiamo avvicinando a una trivella. Una trivella? Stanno forse tentando di estrarre l'energia del viaggiatore? No, non è la luce. Non può donare la benedizione del viaggiatore, né a me né a Gaul. O potrebbe... Un altro portale dei corrotti. Sto rilevando un segnale attivo. Qualcosa ci sta osservando. Ikora. Che cosa vedi? Non lo so, una specie di squarcio magico dimensionale. I corrotti. Non ho capito come siete fatti. Fatti vedere. Cos'erano quegli esseri? I corrotti, un esercito di anime rubate. Saranno per sempre attratte dall'energia del viaggiatore. Non sono più caduti o Cabal. Un dio dell'alveare li ha cambiati col potere oscuro della corruzione. Aspetta, forse Gaul ha le stesse intenzioni. Ma con la luce. Deve essere così.
Gaul vuole estrarre l'energia rimasta nel viaggiatore nella speranza di trasformare se stesso e la Legione Rossa in guardiani della luce. Se avrà successo, diverrà immortale, inarrestabile. Dobbiamo dirlo a Zavala. Incontriamoci fuori. Ok, sono... Queste pieghe potrebbero essere delle trasmittenti. Contattano qualcosa oppure ricevono dei segnali per i corrotti qui su Io.
A tutti i canali! Allarme impatto celeste! Qualcuno o qualcosa ha attirato i corrotti! Asher Mir, sei tu! Irrilevante! I corrotti stanno estraendo l'energia della luna! Ipotizzo che io potrebbe implodere se qualcuno non intervenisse! Guardiano, non possiamo perdere questo posto sacro. Dobbiamo fare qualcosa e fermare i corrotti. Ah, ma sono bloccato. Sembra che i corrotti stiano evocando una specie di portale. Fermali! Senza dubbio quei parassiti scervellati vogliono evocare tutti i loro amichetti spettrali per divorare questa luna. Ecco fatto. Sembra che abbiamo chiuso il portale. Allora perché rilevo ancora dispersioni anomale di neutrini? Un attimo. Andiamo a dare un'occhiata. Non abbiamo chiuso il portale. Ah! Ascolti! Rimediate subito! Cazzo. Oh.
Porca miseria. Ehi! A posto, il portale è chiuso. Ikora, so che questo posto ti sta a cuore, ma... Questa luna non ha più nulla per me. Ho ancora una vita e la voglio sacrificare per fermare Gaul. Partiamo ora. Non così in fretta. Ikora Rei, dobbiamo parlare. In quanto a te, guardiano in piccione, ho un po' di cose da dirti. Cosa? Ikora mi dice che il comandante, come si chiama? Vabbè, hai capito. Ha un piano per attaccare l'Onnipotente. Un piano non sopportato da Dati. Tuttavia, qui vi sono i resti di una vecchia rete difensiva interplanetaria. La useremo per sondare le risorse dell'Onnipotente. Poi diremo a Zavala perché il suo piano è irrisorio. Mi piace, non vedo l'ora. Nel frattempo, mi rifiuto di sprecare importanti opportunità di ricerca. Dunque, mi farai da assistente. Ora vattene, mi fai perdere tempo. Dovrà bastare. Tieni alta la luce. Non sono un esemplare da museo. Se i miei calcoli sono esatti... Tu sta zitto!
I miei agenti segnalano un assembramento di corrotti presso un accampamento Cabal nelle tue vicinanze, ma non sappiamo il motivo. Vorremmo la tua opinione. Che ci importa se i corrotti si riuniscono? Non ci stanno dando fastidio. Lasciamoli un po' in pace, così posso concentrarmi meglio sul lavoro. I corrotti sono un esercito senza comandante, Asher. Se li lasciassimo un po' in pace, potrebbero incoronare un nuovo re. Ikora è sicuramente stata qui per meditare sulla natura della luce e sul viaggiatore. Ci sono ancora così tante domande che non hanno una risposta.
Metti al sicuro l'area, ok. Quanto mi piace quest'arma? Abbiamo trovato un portale inquietante. È grosso, pieno di stelle e puzza di ozono. Un portale per il regno ascendente. Oltre quel velo c'è il mondo dei corrotti. Un nuovo potere sta cercando di entrare nel nostro mondo. Tre colpi ci vogliono. 4, 5. Potreste manipolare direttamente le dimensioni iperparticellari di Io per far collassare il portale. Scusa, come? Le mani! Usate le mani per raccogliere l'energia! Ma che figata quest'arma! Mamma mia, che figata! Pampete, che bella quest'arma. Fatto, e adesso? Portatela al portale! State combattendo l'entropia con l'ordine! Muovetevi! Quella descrizione si adatta a tutto il nostro lavoro. Si fanno più grandi in presenza della luce. Reagisci. Quest'arma è incredibile, troppo divertente. Allora, dobbiamo prenderne un'altra.
Op, ho smirato di brutto. Ecco, state vicino. Dove caspita? Sto andando dalla parte sbagliata. No, va bene. Presto, qualunque cosa ci sia oltre il velo sa che stai tentando di chiuderla dentro. Ehi, bello! Ok, sono mine.
di Cora, sta arrivando qualcosa. Che delizioso che avrei visto. Mamma, che arma. Squadra, la mostruosità urlante venuta dall'abisso è morta. Quella creatura serviva un potere superiore. Temo che qualcosa abbia rivendicato la corona di Oryx. Sì, sì, procediamo. Le tue intuizioni erano corrette, le mie no. L'efficacia in battaglia del soggetto è stata adeguata. Va bene, direi basta anche. Andiamo... No, non qua, cosa sto facendo? Ci prepariamo già qua. Qua. E poi chiudo. Questa foresta è come un buco nero che continua a risucchiarci. Ma ho la sensazione che accadano buone cose qui.